Bambini e ragazzi passano sempre più tempo attaccati a schermi, telefonini, social e c'è sempre più bisogno di farne un uso consapevole. È l'obiettivo di Genitori Connessi, ciclo di incontri e laboratori pratici per genitori, alunni e insegnanti delle scuole primarie di Pordenone e Sacile. A organizzarlo è il Rotary con scuole e comune capoluogo. Genitori Connessi vuole proprio dare ai genitori una capacità di vivere consapevolmente e insieme ai figli le opportunità di questa tecnologia ed evitare con loro i rischi. Un team di esperti milanesi e pordenonesi entrerà in una classe per ogni istituto comprensivo. Lo scopo è conciliare un uso sicuro e creativo degli strumenti digitali. In generale i pericoli non sono tanto nella tecnologia quanto ovviamente nell'uso che se ne fa. E per quello che riguarda i bambini, purtroppo viene da dire che i pericoli maggiori vengono dai loro genitori, cioè dall'uso un po' incontrollato e spesso un po' inconsapevole che i genitori fanno di chat, soprattutto Facebook, ma insomma in generale dei social, dal fatto che mediamente non accendono il cervello prima di postare. Questa cosa purtroppo passa anche nei bambini, nel senso che se imparano per imitazione, usano questi strumenti molto prima di andare a scuola, e quindi guardano i genitori. Se i genitori non sono consapevoli e non hanno una cittadinanza digitale, c'è il rischio che poi le cattive pratiche dei genitori si trasmettano direttamente come il latte ai bambini. Qualche consiglio per i genitori? Primo, dice Ferri, essere consapevoli che sui social si parla al mondo e quello che si scrive rimane. Secondo, attivare sui dispositivi il parental control per proteggere i bambini da contenuti inadatti. Genitori Connessi alla quarta edizione grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Sicuramente il pregio di questa iniziativa è il fatto che ci sia un investimento comune da parte di Rotary, da parte dell'amministrazione comunale e di tutti i soggetti che sono coinvolti per portarla avanti nel tempo, perché le iniziative spot in questi casi possono essere addirittura più dannose che non iniziative come questa che sono radicate.